Consuelo Nespolo per l'altro giornale Channel. Questa mattina parliamo di economia. Siamo in collegamento con Tatiana Ancona, financial partner, nonché consulente finanziaria di Azimut Capital Management. Buongiorno Tatiana. Buongiorno. Buongiorno, Aiuterai un po' i nostri cittadini a capire quali sono i pericoli dell'economia, dei loro risparmi, di questa economia che è stata era già debilitata e ci mancava soltanto il coronavirus a causa appunto dell'emergenza sanitaria in corso e sono aumentate anche le probabilità di un forte rallentamento dell'economia. Quindi questa mattina un po' ci deluciderai attraverso qualche domanda adesso che ti porrò e vorrei iniziare subito con quello che è l'andamento della borsa. diciamo che le preoccupazioni sanitarie legate al coronavirus hanno fatto sì che la gente ovviamente si preoccupasse particolarmente. Oltre alla questione coronavirus, i mercati hanno reagito in questo periodo anche a causa dell'andamento del prezzo del petrolio. Prezzo del petrolio che è un indice molto importante, soprattutto legato al futuro andamento dell'economia mondiale, perciò del PIL mondiale. Infatti, l'altra preoccupazione che investitori e mercato ha è quella proprio di un'eventuale recessione economica. Per cui coronavirus, petrolio, preoccupazione su un'eventuale recessione economica ha fatto sì che le borse, i mercati italiani, mondiali, in questo periodo siano stati sulle montagne russe, per cui grandi, grandi perdite importanti anche a doppia cifra. Per fortuna, a fronte di notizie che ogni tanto arrivano positive, per fortuna, e i mercati reagiscono anche discretamente bene, scusate, discretamente bene. Per cui diciamo ci sono delle giornate, proprio per montagne russe, ci sono delle giornate discrete, delle giornate purtroppo importanti, di perdite Ma a importanti. cosa è dovuto questa altalena? A cosa è dovuta? L'altalena è dovuta al fatto che diciamo, tendenzialmente le preoccupazioni degli investitori piccoli e grandi fanno sì che ci siano delle grosse vendite sul mercato, vendite dei titoli, certe vendite peraltro quando sono importanti scatenano dei meccanismi anche automatici per cui i grandi investitori, le grandi società di gestione purtroppo ragionano spesso con degli algoritmi matematici, per cui se si raggiungono certi livelli di borse negative è come se si schiacciasse un bottone automatico che fa vendere tanto. Le vendite ovviamente procurano un calo dei mercati, delle borse. Certo, ma quindi è un rischio per chi ha, diciamo così, messo i suoi risparmi alla mercé delle borse, oppure è una cosa che si proietta anche su chi ha un conto corrente? Allora, io intanto vorrei parlare della questione delle borse, perché il mondo dei conti correnti è un mondo, dopo ne parleremo un attimino. Diciamo che il rischio degli investitori qual è? Quello di agire nel modo sbagliato. Allora, l'emotività è la fa da padrone in questo momento, infatti il ruolo dei consulenti finanziari, delle banche, è proprio quello di cercare di abbassare l'ansia e La paura. l'emotività, perché ovviamente la volatilità è un elemento tipico dei mercati. Senza volatilità non ci sarebbero neanche i guadagni delle borse, ovviamente. Per cui questo è sicuramente un fatto eccezionale che tutti gli operatori economici stanno in qualche modo cercando di lavorarci nel durante, perché ovviamente è una situazione nuova per tutti. Quello che per certo sappiamo è che i mercati non muoiono, per cui qualcosa che adesso dobbiamo affrontare con forte, forte razionalità ci permetterà più avanti di non subire perdite reali, ma solo sulla carta, diciamo solo sul video, quando ci colleghiamo sul banking del nostro istituto, e
ci sono anche delle strategie per affrontare bene questo momento. Le strategie per chi ha il coraggio, per chi appunto riesce a far predominare la razionalità all'emotività, la strategia ideale è quella di fare delle scelte di acquisto di strumenti finanziari, ovviamente consigliate da persone di fiducia, proprio consulente, la propria banca, insomma, chi, persone che sono del settore ovviamente, perché comprare adesso significa andare ad acquistare un qualcosa che ha un valore che è mantenuto comunque importante a un prezzo scontato, perché bisogna capire che il valore non è il prezzo, perché una cosa di valore oggi la paghiamo molto 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 meno rispetto a un paio di mesi fa. Perciò una strategia ideale è quella, se si ha la forza e la possibilità, perché non tutti hanno la possibilità economica per farlo, è di riuscire ad avere il coraggio di acquistare cose di qualità, magari gradatamente, magari un po' alla volta, con le soluzioni tipo quelle del piano di accumulo, piuttosto che insomma strategie di accantonamento graduale. E allora queste soluzioni permettono di affrontare meglio il proprio portafoglio. Certo, questa praticamente è una delle regole per affrontare questo momento critico, che è più dato, diciamo, dalla paura che non dal il mercato stesso, giusto? Cioè, esattamente. Tutti e due viaggiano nello stesso binario, paura e quindi andamento delle borse, giusto? E certo, è proprio così, nel senso chi si fa prendere dall'emotività e vende, fa la cosa più dannosa in assoluto per sé, per il proprio portafoglio. Bisogna tenere in chiaro, allora, parlato di regole, te ne dico un'altra, se mi permetti. Mantenere fermo l'orizzonte temporale che si è prefissato, ci siamo prefissati quando abbiamo fatto un progetto di investimento. Lo chiamo progetto nel senso che la pianificazione finanziaria è legata anche, ovviamente essendo pianificazione, a un orizzonte temporale. Allora, uno dei modi per affrontare un po' il panico dei mercati è concentrarsi sull'orizzonte temporale che ci si era prefissi, preparati, diciamo, inizialmente. Per cui, diciamo, vendere significa certificare una perdita, concretizzarla. Invece, focalizzarsi su un orizzonte temporale, si dice questi soldi, il mio obiettivo era, non so, per una parte di mantenerli di lungo termine perché sono destinati ai miei figli, una parte li tenevo per le emergenze. Sono tutte queste progettualità, devono mantenersi in questo momento, certo. Devono rimanere sani. Bisogna quindi mantenere la calma. Mantenere la calma, certo. È una situazione nuova per tutti, per cui siamo una, diciamo, fare delle previsioni in questo momento è difficile. Quello che sappiamo è non è se risaliranno i mercati, quello che sappiamo, perché siamo certi che risaliranno, è solo una questione di quando. Per cui mantenere la calma è la cosa che fa bene a se stessi, al proprio portafoglio, alla propria ansia, ma fa bene anche di conseguenza ai mercati. Certo, quindi ricapitolando, per essere più tranquilli bisogna esserlo in toto, quindi stare calmi, mantenere la calma, lasciare il mondo come sta, come si suol dire, e attendere con pazienza, esatto. Perché prima o poi ritornerà tutto come prima. Esatto, dopo la tempesta di solito arriva il sole, per cui non è facile però reggere, però affidarsi anche alle persone competenti, certo. Secondo me è la cosa più importante. Io sento tante fake news, ormai insomma siamo tutti collegati in questi giorni tra televisione e social al mondo. Ci sono tante belle notizie interessanti, importanti, ci sono tante notizie che sono fasulle, anche legate al mondo finanziario ed economico, per cui cercare di essere più razionali possibile e affrontare bene, insomma, questa situazione, soprattutto affrontare la propria pancia. Certo, ma è questo a fronte di chi comunque ha investito in borsa, ma chi è il risparmiatore, il piccolo risparmiatore che ha quindi conti correnti bancari, puoi consigliare qualche cosa? Certo, infatti, scusa, prima mi ho detto spostiamo più avanti la risposta. La risposta avrebbe necessità di essere sviluppata
parecchio, ma dirò solo un paio di cose. Allora, i conti correnti bancari all'apparenza possono essere una soluzione più sicura, perché, per come dice, i soldi sono lì, non subiscono la volatilità dei mercati. In parte è vero, in parte anche no, bisogna un pochettino stare attenti, nel senso che le banche italiane erano in difficoltà già prima di questa crisi, certo. Erano in difficoltà. Stavano cercando di adottare delle soluzioni ormai da tempo, insomma, legate al recupero della propria redditività, per cui il rafforzamento dei propri bilanci, però oggettivamente le difficoltà sono state tante, inutile che faccia l'elenco delle banche che sono state, insomma, che hanno subito grossi scossoni. E soprattutto è inutile fare l'elenco dei risparmiatori, soprattutto veneti, che hanno subito dei forti danni da chiusure di banche. E cosa può succedere adesso alle banche italiane? Può succedere che è stato chiesto di sostenere l'economia reale, per cui il decreto che è stato emanato adesso dal governo di sospensione dei mutui, dei prestiti, sicuramente danneggerà ancora di più i bilanci delle banche. Banche che hanno peraltro già in pancia tantissimi titoli di Stato. I titoli di Stato italiani stanno soffrendo, si parla di spread, si parla di questo, quando si alza lo spread vuol dire che il rischio sostanzialmente sul paese italiano è in aumento, è aumentato. Quando la banca ha una in pancia tutti questi titoli, vuol dire che è meno solida, perché in questo momento questi titoli hanno una rischiosità elevata. Perciò tenere i soldi in conto significa fare un prestito a questa banca. Facendo il prestito alla banca bisogna essere consapevoli che il rischio ci può essere. Ho capito. Tatiana, Tatiana, sei stata molto esaustiva. Ringraziamo quindi Tatiana Ancona, vi ricordo, financial partner nonché consulente finanziario di Azimut Capital Management. Tatiana, grazie, teniamo le dita incrociate. Grazie a te, incrociate, io ho molta fiducia. Bene, perfetto, questo è un messaggio positivo. Grazie, grazie infinite e buona giornata. Buona giornata a voi, grazie.